qua Andrea Panchette contro il Greville, settima per tutti i campionati di torno, campionato regionale. Sofia, dove vai? Stanno per entrare in campo le squadre. Lì che ci sono più o meno. E anche lì è stato nel momento. Sì. Forza banchette! Forza banchette! Livrea Banchette contro le Greville, campionato regionale, Unione B, under 15. Arbitra una fanciulla, si chiama Ferrante. Ma italiana, è di Ivrea. Esatto. Ciao Daniele, sono un piacere, grazie. Vedo che capisci l'intento e apprezzi, gentilissimo. Mi fa piacere anche a me, soprattutto per tutto. Poi troverai le foto della partita su questo profilo Instagram e la partita comunque registrata sarà sul canale YouTube. Quindi è cominciata la partita, subito la pacco del Greville, ma difende bene l'Ivrea Banchette, Chianese, fallo. Batte la punizione. Edoardo Oletta con numero 4. Sul secondo palo di testa di Ivrea Banchette c'è subito Giuseppe Anastasi che tira! Bravo il portiere! Bravo Ari! Bravo il portiere col numero, come si chiama ragazzo? 7 qua. Settimi? Bellissima parata di Settimi Diego. Abbiamo la curva sud che suggerisce dentro passaggio a Diego. Si era già distinto all'andata con le Greville, aveva fatto delle ottime parate. Mi sembra che l'ha tirata lui perché è giù, Anastasia è giù dietro. Ecco, bravo Musto, passaggio 1-2, riesce a salire di Ivrea Banchette, forse si collega a calcio, due squadre diverse, nonostante siano Ray respinge, fallo laterale a favore delle Ivrea Banchette, alza la bandierina Paolo Pelù, papà dei gemelli, notare che professionalità. E mette il Durbans perché sale Gobbo. Cambio.
Ho laterale per livrea banchette, nero arancio, testa livrea, sale la Stasi, no, è squisito, scusate. Bravo, bravo! Bravo, Rondo! È squisito, è squisito. Sale Mattia Paico dal Perù direttamente, è rientrato per la partita. Ciao Nicola! Come sta Fede? Ciao Dani! Gioca col portiere in campo. Sale Livrea Banchette, intercetta le Greville, il passaggio, forza! Mani! Cambio! Batte la punizione di Vardo su Nastasi. Di rovesciata, Livrea Banchette. Grazie per la visione. Io le scarpe lì, Io. Forza all'angolo, ma fuori. Ragazzi, scusate, non si vede benissimo, ma credo che c'è un problema di connessione. E poi non prende niente. Infatti, prende male. Prende male male. Tuo figlio oggi si assomiglia con Anastasia, non sapevo mai cosa urlare. Guarda le scarpe, guarda le scarpe. I capelli uguali, se li sono tagliati. Esce Diego, ci prova Anastasi. Di Rondo! Dai Busto! Dai chi? Vai Edo, vai ancora Edo, vai! Ci sono terra. Bisogna dirglielo. Bisogna dirglielo. Retropassaggio delle Greville sul portiere. Iacovucci la passa a Mendez. Salema, vai verso il centro. Vai verso il centro. Sentite la professionalità del papà che il calcio non lo conosce per niente. Giocava a carte da ragazzino. Quando c'erano i capelli. Bravo, bravo. Bravo Matti! E lui, immaginate, invece del cappello, lui aveva solo capelli ed era riccio. Si chiamava e si chiama Mendez. Conosciutissimo, era arrivato dall'Argentina apposta qua in Italia, lui è arrivato per il calcio. Poi dopo il calcio l'ha portato anche a dovere. Da nessuna parte. No, no, il calcio l'ha portato a vedere la famiglia. Bravo Mario! E è nato Emanuele. Ronaldo ai tempi d'oro. Ah, ho capito come riconosce Anastasi, dalle gambe, perché ha... No, ha il taper. Ha il taper, non l'avete notato? Vedi che sembra che il pantalone lunghi, invece ha il taper. Sì, e beh, fa più figo. Arrischiato! Direttore! Fischia quando vuole. Cambio. Che schifo! Numero! Numero! Grande Giuffri! Si può! Esatto. Batte Anastasi, Paico direttamente su Pozza, richiede la palla, Paico non viene intercettato. 50 skills in gol. Che busta! Che busta! È grosso il Cambio! Batte subito Edoardo, direttamente su Esquisito, Esquisito su Chianese, Chianese! Intercettato il passaggio tra Chianese e il principe. Tommy, è colpa delle scarpe, fatele cambiare! Ormai sono usate! Non va bene 10 giorni, eh! Preferibilmente scadono in 8! Sale 4! Sale 4! È fuori dalla iniziale! Non ha fischiato il fuorigioco l'arbitro, ma evidentemente non ha ritenuto opportuno. Paico con Pozza, se la intendono i due, se la intendono. Pozza di nuovo su Paico. Paico si fa pericoloso, sempre pericoloso Paico. Angolo a favore delle Greville. Palla! Ricordiamo che Livrea Banchette da 3 settimane ha un nuovo mister.
e da quando c'è il nuovo mister ha già vinto le prime due partite fuori casa o in casa. Giuffria è destro o mancino? Ma perché sono già stato di sinistra che stava centrando? Batte la punizione, Paico. Pozza, Pozza ribalza. C'è Nastasi, tiro di Nastasi. Alto. Tieni la bassa, Giuse. Confermo che sono sette da bottone, il campo fa cagare. È secco, no, duro. Sale il set, il scherzetto dolcetto di Mendez e Carnevale ne approfitta. Passa Pozza, Pozza rientra. Ci prova l'imbra bacchetti rovesciata. C'è. Non è tanto la spizzata di Giannola uguale. Retropassaggio a Jacobucci. Jacobucci guarda Pellù, Torello Pellù. Sale. Di, si abbassa Pozza. Arriva! Arriva! Prendi ragazzo! Ha fatto la finta Tommy, è stato buttato a terra, è squisito! Diglielo, diglielo. Guarda che entra in campo la mamma, eh! Guido, basta. Ah, che vi avete perso 1-0 per autogol. Mannaggia, oh. Così per indicare che si è ricordato la non si è visto. L'ha sfiorato, No, Giuffre che prende punizione. Oh, Giuffre! Ma non è fallo. 50 skills in campo. La fischiata, sentite. Ma la tra di fischiata. Così ha fatto un tuffo che comunque non ho mai visto. Batte la punizione di tre banchette, pronti i saltatori, direttamente sul primo palo, ci prova di tacco di tre banchetto, Paico respinge, rovesciata di tre banchetto. Aveva fatto gol, è allora ha fatto gol. Dani non è Quinci, eh? Giuse non approfittare, tanto non ti fai massaggi, eh? Batte Jacobucci la punizione. C'era quando la donna giovane. E poi... Bene Simo, stai calmo, eh? Respira quando puoi. Pozza, Pozza. La passa. E di testa ci va il principe. Passaggio su Esquisito col numero 10. C'è Nastasi. Nastasi si allunga su Paico. Paico è scattante. C'è l'aria? Sofì, che fai qui? Il tuo pan è Esquisito, passa in mezzo a due. Pozzan, Pozzan tiene la palla Pozzan, la passa Edoardo. Edoardo avanza, la passa all'arbitro, l'arbitro la schiva, c'è Paico, Paico pericolosissimo, fa un altro! Sofì, non passare sopra, sciocchina. E poi però che si è dopo che ha fatto il cambio,
puoi continuare a fare quello che fai. Esquisito, avanza Esquisito. Braccato dal 10. Recupera la palla al 10. Nastasi. L'8. Scarica. Non la scarica. Esquisito, di noi Esquisito. Tiene bassa la palla. Bassa la palla, Esquisito. Retropassaggio su Edoardo che è dappertutto. Fra un po' anche in panchina. E arriva Mendez. Mendez la passa a Anastasi. Pozza. La prende di spalla il 6. Batte di nuovo l'angolo. Ma poi magari uno va posso di buttare lì. Batte Paico sul primo palo, c'è Ray di tacco, passa Ray di testa a Paico sul portiere. Cambio! Cambio! Ma scherzano con i ragazzi della loro squadra. Edoardo di coscia. Porta via qua Edoardo, non la perde, viene buttato a terra. Fallo a favore dell'Ivrea Banchette. Ma a me sembrava che il fallo fosse fermato. Leggermente. Tosi, prova la bomba. Tiro! Dai, sbaglia l'altro rigore. Doveva batterla Tosi, non la batte Tosi. Di testa Mendez. Dai, Giuffri! Sentite i suggerimenti della curva nord. Tanto non ci salverà. Dai ragazzi, c'è ancora quello. C'è ancora di bravo. Dai ragazzi, dai, con le mani! Con le mani! Ma sì, è vero. Con tuo padre. Ah sì, è vero. Che maraga ma ci fa. Era bruttissimo quel ragazzo. Due. Che era così. Chi? Il 7. Ma hai sentito cosa gli hai detto? Che mi, quando mi dice ma quanto pare? Appoggio i tacchetti sul colpaccio. Si mangiano al 5 e basta. Tosi, respinge, batte la panatrana, testa il 10, c'è Mendez. Ma cosa fai, Dani? Segna Marco! Dai qui! E che sei più veloce, Cami! Io c'ho un video di buono. Ha messo il piede su cattivo. Lo fissi a gamba tesa. Cosa ha fatto? Ha messo il piede sulla testa. Non c'era nella visuale. Io comunque c'ho un video di Cerno. Sale Paico pronto a crossare, crossa, c'è il principe, la miseria un po' lunga. Non siete in campo perché siete... giocato stamattina. Siamo neutri. Andate per la scuola con metà di loro, guarda. Mettila giù! Vai Matti!
Cambio! Non te lo dà, non te lo dà. Direttore, cambio! Si anticipa, eh! Sinistro! Hai visto l'arbitro? Sto a ragiona, Flavio! È per quello che hai detto Sasha. Sì, ma stamattina è arrivato un'ora dopo. E nessuno gli ha detto niente, eh? Dove iniziare il discorso? Ma ieri sera era il carnevale. Bravo! 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 Cosa ha fatto? Cambio! Vai, Emma! Vai, Emma! Basti, di breve banchette. Davide, ma via che giù! Paico, Paico, salta l'uomo! Aiutare, non c'è nessuno qui! Paico, dribbla l'uomo, fa il cross. Solo, solo, solo! Calma Edo, calma! Marca miseria, sto campo! Giuse ha fatto prima, ha detto oh, che cazzo non ti fermi. Giusto, giusto. Giuse sei andato sulla palla, io ti ho visto. No, ma è giusto di voler dire questo. Vai Dani. Meno male che ci Dani, rovesciato. Dai Cri. Batte la punizione numero 9 del Andrea Banchette. Alto. Per quale motivo? Si è preso un giallo. Nastasi. Primo o secondo tempo? Primo. Primo. Eravamo giù là, ciao. Allora no, ma scusate. No, ma non devi dare ragione a lui. No, è vero. È vero, è vero. Vabbè, non, c'è, non se ne è accorto nessuno. Ha tirato giù il nuovo. Sali, Emma! Sali! Non è neanche caduto. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma vai! Si accetta che la maglia si siede per terra, lo trascina tipo Paier. No, è rimasto in piedi, si è girato. Sempre 0-0 per noi. Eccolo! 0-0 risultato attuale. Quando va bene? Davanti. Ti fa
Di qua, di qua, vai Simo! Vai Simo, vai su, vai! Vai Simo! Quasi autogolasso! Quasi lo fanno loro, noi non riusciamo a farlo! Quasi autogolasso! Quello che noi non riusciamo a fare lo fanno loro, vedi? Era un numero 8! Vai combatte! L'angolo! Datti una calma, però per andare a mangiare la rossetta si diverti un po'. Un secondo palo di testa di Andrea Banchetta, Rivero. Lo scarta l'uomo, aspetta l'uomo, lo scarta, gestisce la palla, riesce a fare un passaggio basso direttamente a Chialese che è in area. Un nuovo passaggio, niente, intercettato il passaggio, Edoardo tira, rimbalza la palla. Non tira, c'è un cross, un bel cross da lì. Vabbè, manco fosse il campo di serie. Non è quanta Davide, Davide, se va bene 40 euro. Ci compro un po' di cose. Hai tempo? Bravo Emma, lamentati sempre. Come a casa, lamentati sempre. È un'altra squadra, è Cacronara o Rosa? Sono due squadre diverse. Grande capo! Grande capo! Vabbè Mitch, non ci hai preso neanche te. Per metà sì. Vabbè, ma io ero convintissimo all'inizio anno che avevano giocato contro lo Strano. Beh, la maglia Mister Brown is... tirato il capitano. Dai Cri! Occhio uomo! Oggi dove andare? Non mi ha dominato quando la palla di là.
2003 che l'ha fatto, arriva lì davanti, cioè, la prende di collo, la prende di collo nel tuo passaggio, non si la prende di mano, non si rimessa. Verso di là, anzi di qua, verso di qua, anche se loro fanno il lancio, poi che la palla arriva, tu hai tutto il tempo di arrivare a marcare il tuo, capito? Che cavolo! Invece quando abbiamo fatto noi è il contrario. E tu non hai detto che la preoccupante è tutto. Bravo Dani! Aspetta, ci sto guardando. Si è strappato. No, però c'è Dani. Cos'è, ma la caviglia? Cioè, io mi sono buttato. Sì, sono Dai, qualcuno ad aiutarlo! È tallone, ma tanto tempo fa. Secondo me non c'era. No, l'ha spinto mentre saltava, però. Paolo, un commento. Secondo me non c'era. Ci ha messo la spalla. Lui stava saltando e gli ha dato una spallata, però da lì a rigore. Ci ha messo la spalla. Lui stava saltando. No, gli ha dato una spallata e gli ha saltato, però da rigore, cioè. Guarda che ha dato un giallo. Batte Flavio Chianese. Chianese. Batte Chianese, para Diego. Mettere bene la palla. La ball. In questo momento 0-0, Raffa. Rigore a favore delle Greville. Esce fuori il tallone. Fallo sul principe, vale doppio il fallo sul principe. Segna Chianese. Che rigore che ha fatto. 0-1 a Greville. Chianese. La partita è ancora lunga, si stanno comportando bene entrambe le squadre, sta giocando bene. Vai Flavio! Vai subito! Ragazzi, vai Gioffi! Ciao Ima, è l'abitudine. Fitness is my passion. Se non tirava bene gliela prendeva il portiere. Duomo. Se non tirava forte provato il portiere c'era, eh. Dai che cedo, Edo, scatta avanti. Scatta l'uomo, scatta, tira la palla, tira la palla. E conquista un angolo. Te che non dribbli mai. Salta uomo. Io è lecito. Batte angolo Ema Edo. Sul secondo palo c'è Pozza anche. La prende di braccio. Thank you.
Ma vai a vedere, arbitro! Ah, è squisito! Vorrei rivedere la palla! Bravo! Due non ce ne dà! Ha preso una botta! Botta! Dai ancora! Tu, ragioniamo! Qui, chiamala! È tua! Ancora! Giuse, guarda che non è lei che ti fa il massaggio, arriva a pozzare, eh! 7, poi 3, poi... darmi quanto dovete più tardi. Metti in imbarazzo l'arma. Sì. Bologna Udinese. Coltello presenti. Giuseppe Anastasi è deluso del mancato massaggio. Dai Tohello! Sassuolo Torino 2-1. Ancora male Giuse? Fa male, eh? Pecchetti? Giuse, tienilo duro! Cosa ho detto di male? Tieni duro! E quella di stasera col Pozza! Anche stasera allora. Recupera Ray! Lui si che è un uomo! Si è buttato! Dentro! Rigore! Il roster era rigore! Rosso! Per fare se le palle. Però mi sono ricordato che siamo il cui citava e noi era posizione del centrocampo. Scusate. Vai te Rondo! Chi? Sono a zero per le Livre Banchette, 1 per le Greville. Ha battuto via, ha fatto il boss in rigore le Greville. Distanza. Dai Jaco! Vai Busto! Batte la punizione Livre Banchette da appena fuori gara. Dopo la strigliata del mister, i ragazzi sono uno in campo, pronti per il secondo tempo. 1-1, qui al settimo mattone. Abbiamo la tribuna VIP con la... Perché? Salutano direttamente i loro follower. La chiusa! La chiusa!
C'è un cambio. Esce Mendez con numero 5. Dopo l'infortunio durante la partita entra Julien Bettin, gemello maschio. Dai Julien! Forza Giuli! Ma Nastasia anche non vedo, sbaglio. Anche Nastasia non è uscito? No, c'è, Nastasia c'è. Ma e qua chi c'è, scusa? No, qui, c'è nessuno. Sono tutti in centro campo. Andrea, è un 4-3-2, scassa ah. Sei sicura? Sono un po' confusi anche loro. Dai, sono in 11, 11 contro 11. Arbitro faceva la pipì, per quello che rientra l'arbitro dallo spogliatoio. Direttore Ferrante. Ciao Fred. Uno pari questo primo tempo, ricomincia il secondo tempo. Va subito in attacco Livrea Banchette. Protegge Pozzà. Esquisito, esquisito sale. C'è Gobbo, Gobbo sulla fascia, Gobbo sulla fascia. Ancora! Ancora, dai! Abbiamo già un po' con Giulio. Ma sbaglio o manca anche Fosson? No, c'è Frank, c'è. Ha tolto la maglia Frank, se entra Frank vinciamo ragazzi. Adesso vi cambia tutto. Ah sì? Si scaldano tutti i ragazzi della panchina delle Greville, compreso il guardaline Paolo Pelù. Cosa mi da bere? Sale Edoardo con Julien Bettin, Julien Bettin su Paico. Paico al Bolunga. Mandalo. Dai raga, sveglia però, Stai dietro. Chianese sulla fascia destra, la passa centrale a Capitano. Vai Simo! Simone Rei tenta un tiro in porta. Lungo il fallo laterale. Squisito in area, passaggio a Chiarese su Pozza. Ah sì, quello lì che ci ha battuto la posizione mia. Ragazzi, scusate la scarsa qualità del video, ma c'è poco campo. Forte.
Ma che due? Grazie. Scusa, ma i soldi che spendi per te non ti danno? Stanno scaldando i ragazzi in panchina pronti a entrare. Credo che il prossimo ingresso sarà di Ryan. Tutto così. Quanto offro a scuola io? Palla riesce, infatti nessuno mi offre a passarla a, a cosa? 2-5 under 15 sta giocando di tre banchette contro le Greville, continua a regionare girone B, settima partita di ritorno. Esce tranquillissimo Iacolucci. Già l'altra settimana si è preso due calci così. Portiere si salta! Via! Fuori dai coglioni per piacere! Questo stadio non è abituato. A me mi viene saltato e mi faccio così. Vai Casaquizia, ragazzi. Vai occhio che non so se dici che regge. Bravo Gioffre, bravo Gioffre. Ciao ragazze, ciao. Anche Giulio no. Eh no, Giulio c'è, c'è. È uscito Emanuele perché non stava bene. Pensavo fossi Emanuele. Ha male, male male. Ma non l'ha fatto rientrare. Bello! Ma sono Ma
C'è via, non c'è vero. Sì, 1-1 sempre. Dai, dai ragazzi, forza! Vai Matti, esce Mattia Paico con numero 11, entra Cicco. Stanno scaldando anche gli altri ragazzi, sta scaldando il Pera, sta scaldando Ryan Sabattino, si sta scaldando. Non guardarlo da quel punto di vista. Ah, un altro ragazzo, scusate, del... quando giocava in tempo. Andrea. Vai Cicco! Dani, non parlare perché ti manda fuori. Ciao Giuffre! Dai, dai su sta palla! Hai perso il coso! Ho perso il parastinco! Ma vanno con questo parastinco! Stavamo sino a proprio! No, non avere la parastinco! Grande Dani! 50... Bravo, bravo Pedro! Su, su, su! Fare i figli e fare i figli. C'è l'intervento del medico di fiducia, se di famiglia. Silenzio. Ma sto parlando con te. Vieni che andiamo, guarda che io prendo il tutto. Che tratti male la mamma. Non me ne prendi, ok. Vero? Adesso le provo. Adesso ti fai faccio un po' di cuore di me. iPhone X. Questo. iPhone X. Mix. Ok, iPhone X. Ma basta, ma vedremo. Mi chiedo a Mattia se mi comunque sembra quando Mattia dice tutti lo sai chi è. Bravo Giuliette! Mettila giù, Giuseppe, mettila giù! Vabbè, cazzo! Vai, sali, sali, sali! Ferma, ferma! Fatela dare, ridagliela! Un attimo che era senza scarpa! Bravo Giulio! Ma quando la scarpa?
Tutta, tutta, bravo! Bravo Maradona! Vai Musto! Vai! Carica! Vai! Manda a scaldare tutti. Ciao, vai, lunato. Non ci sono. Occhio, solo un caduto. Ancora, ancora. La metto. Vai, Giulie! Grande, Giuffri. Ma dai, che è caduto da solo. Ma l'anticipata di testa la presa lui. Che skill! Occhio al 3! Non so chi sia però. Nel dubbio è forte. Fatte la punizione da Edoardo. Pronti saltatori! La vedo grigio, raga. La piccella su Edo ho detto sul bondo. Il palo sul palo! Azzo! Chiudila! Ha fatto il culo, bella palla intanto, giusto selvaggio, salite veloci, dai, tienila, tienila! Vabbè, giù, giù! Sali, sali questa palla, sali, sali! Occhio! Dai, dai, dai! 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 Dai, ragazzi, dai, Grevi! 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 Andiamo! Tempo! 6 ore per tornare. Calma, calma! Arbitro! No! Arbitro le luci! Sì, però se fai un'istruzione. Allora dovrebbe essere via. Vai, 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 vai. Vabbè, cazzo! Sì, giusto, 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 ma se la davanti a scatola è giusto, oh, stava parlando di loro, sta scattando il gas, voi scherzate ma sulle cade c'è una foto di un gas, oh, guardando, Bente! Dai, Bente! Dai, Bente! Dai, Bente! Dai, Bente! Dai,
quando lo fanno cantare come si deve. Vai Giuffi! Dai, non va fuori, non va fuori! Se no, se no, se no! Se no, dai! Cedo, cedo, su! L'ha fatta anche uscire, scusa. E Luci, arbitro, non vedi bene! Non ce l'abbiamo le parole. Non vedo solo chi da peli! Dai, Jacopo, più da capo, Jacopo, più da capo. Siamo low budget, no, noi non ci siamo battuti.
Ma i fari sono solo finti così? Cioè, sì, 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 sono finti, sì. Tanto giochiamo lì c'è mezzo. Sì, sì, sì. Ha finito la corrente prima che c'era no, la luce? Budget. No, no, ma tanto finisce prima che no. Se adesso vuole andare a fare la doccia, è giro. Perché anche le docce non è ma si vede, c'è il signore del però qua c'era e poi 2004 magari c'è il bolito avanzato da la bomba dai lancia su Jaco dai lancia su dai lancia su dai lancia su sono stanchi dai lancia su sali 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 pareggio Rondò! Dai Andre, dai 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 raga, dai! Adesso il campo di banchetto! Bravo Musto! Mi giro, faccio per partire con c'è sì, nostra! Ma cazzo, ma sei! Porca puttana! Quante volte te lo dovrò dire? Vai vado, vai vado! Dai, dai! Una partita al cardiopalo. Tiro giù! Rovescia. E così me la sarei alzata a ruota. Lo manda al baretto! Dai ragazzi, dai! Dai Giuffrio! Oh, l'ha toccata col fantino! Oh, Giuffrio! Tira, tira! Dai Giuffri! Buttala dentro! Hanno freddo, scaldali! Bravissimo! Si cambia! Oh, ma se ti porti la bocca il fischietto fischia, oh! Perché non mette le solette di tutto? Era girata dall'altra parte. Il gel, il piede non ci sono. Guardando, era bello, sono qui, ti cambierà. Scarpe a 6, Adidas, soletta. Ma ormai sono vegli tutti dal volcano. Mica era così finito. Tutti dentro! Mita! Per noi è come metà. Sai come la soletta? Sai come la soletta? Sai come la soletta? Sai tutti dentro! La Renzo merda! Bravo! Ma tu vai! Torna a posto, torna a posto! Che lo dice invece perché devi tornare a posto? Sì, 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 sì. Uno esca però, Non fai la punta! Oh raga, quello lì è fuori! Sta con la carretta! Ma che fai? Giona oggi è il carretto! Sei giù qui! Bravo, bravo! Bravissimo, raga, velocissimo! Parmi, parmi! Raga, Andrea si fa un culo! Porca miseria! Mari! Ma cazzo! Non si vede! No, non sei chi è. Dov'è il mio figlio? Ah, è fuori! Oh, Marona! Ammonisci! Che si sveglia, no! Sto molto
Vai, si vede di più adesso. Vai André! Bravo Jaco! Bravo Jaco! Ora questa palla, forza! Ci scarica ragazzi. 1-1. 1-1 ragazzi. Sì! No, no. Oh, raga, quello è forte. Sturpalo. Quello è forte, raga. Campatelo. Sì! Sì! Bravo! Sotto la testa perché la palla fa talmente... Dai giù, Fri! Una buona testata. Dai giù! Fuori e da loro! Ovvio! Per il caso, levati! Madonna! Oh, raga, posso mai la qui citava 2004? Hanno già messo 3-0. Ci sono! Solo, solo, vai, 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 vai! Fuori, fuori! 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 È un accendere le luci! Era ora! Era ora, cazzo! E voi indefinito! La luce tosta! Le colpa delle luci! Aspetta, aspetta! Ti vuoi svegliare? Schilo un po' giù. Cattelino! Avete fatto il loro gioco, siete cascati con tutte le scarpe. Gioca, gioca, gioca! Giocano! Tira, tira da lì! Da giù, Frito, di vita! Non è che ha fatto una traduzione, è proprio da due. Sparecchia, la non schillare! Schilla, schilla! Mettila pure al centrocampo, eri un po' più qua, eh! Al centrocampo! No, oh, dai, fai battere! Io se lo dico. Sono in due! In mezzo!
Grande Giuffri! Partita combattissima. Combattutissima. 1-1. Sta per finire il secondo tempo. Oh, guarda che la tecnica è bella. Ah, è discutibile. Campo discutibile. Mani, io. Tenito is my passion. Su, vederci, dai! No, no, parecchia! Ancora! Sì? Mamma mia, dai, non perdete tempo, su! Il marchio di Paolo. Dai, Valerio! Sì! Dai, comunque, raga, non sta vincendo nessuno delle due. Dai, che è nera tanto! Nera, è nera! Banchetto! Cambio! Dai ragazzi, crederci su, forza! Quasi quasi. Avete ancora un dai, cambio, fino alla forza! Non è finita, forza! C'è. Ma che finita, cazzo! Forza! È nera! È nera! Però che ci crede poi? 5 minuti di recupero! Stiamo scherziando! 5 minuti di recupero. Giusto. E minchia, 10 non li può dare. No, 5. Già stamattina c'era da 5. Palla mai uscita. No. È nera! No, se vuoi la calcia in là. Guarda come calci te. Ma gli ha lanciato più tardi in campo. Ah no, è vero, era fuori. Andrea Banchette, under 15 contro il Grevino, under 15. Campionato regionale. Bravo Rondo! Grande Rondo! Dai Cri! È nero! Sei in piscina! Dai, carta di distanza, arbitro! 19 passi di distanza. Sì! Dai, ragazzi, crederci, dai! Bravo, Diego! Dai, alzati! Qui giù, delle mezz'ore. Bravo, Diego! Bravo! Dovete salire! Giuffri, vai di ferro! È l'ultima forse! Dai, hanno fatto! Bravissimo! Giuffri! Vai, Giuffri! Dai, Giuffri! Tempo di bravo! Ma dai, ma che cazzo dici? Dai, oh! Ah, il Lutro che ha preso la parola, Molise! Grande Rondo! Il grande arbitro! Ma cosa salite, raga? E tu, Modena! Giuffri! 5 va
Mamma mia! Ciuffi! Lascialo Rondo! Uomo Rondo! È che se va fuori nero! Dai, che ammonito! Stai lì, stai lì! Giulia, Giulia! Bravissimo! Attaccato! Dani, Dani! Triangolo! Cerchio! Ma sei il tuo? No, butta, 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 vai Diego, vai! Vai Diego! Vai Stefano, vai di sotto! No, ma da! Fado! Grande cosa che mi ha messo nero, eh! Tutti! Sto cagando, raga, raga, sei! Lode con legno, noi pagheremo per un punto, non piangete. Allora hai preso la regala, noi siamo a 8 punti. Che corri, no? Vuoi un caffè, un cappuccino, una brioche? Colpa sua, tocca la di testa, eravamo già dietro, colpa sua. Ma che fuori, alla fine, come farebbe Davide? Dani! Che destino, io tipo la squadra. Bravo, vai. Tipo Toro, non vince neanche la mia. Dani! 2-1. Dani! Ti torno qui. Gioco io. Silenzio qua in casa Gruy. Allora, allora. Oh, la tua opinione dell'arbitraggio, visto che parliamo di quello subito. Pessimo arbitraggio. Mamma mia. Niente pietà, di parte. Pietà. Non era per niente. No, ecco. Mica. Casalingo. Ma anche noi domenica scorsa. Tre gol in fuorigioco, eh. Ma è fuorigioco di 3-4 metri, i primi tre gol. Dai. Chiaro che poi i ragazzini si abbattono. Beh, oggi. Salutiamo tutti qua da Settimo Vittore. Bellissimo il campo, bellissima l'illuminazione, bellissimo l'arbitraggio, bellissima partita. Ciao.